salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Politica Oggi. Naturalmente anche in modi regionali, elezioni che si avvicinano sempre di più, il 5 novembre ormai è alle porte. Tutti i cittadini siciliani saranno chiamati a votare il nuovo governo regionale. Oggi ne parleremo con Vincenzo Calafato. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Presidente dell'Associazione Cervello e Dignità. Lei è stato sempre molto attivo in politica negli anni, non è di certo l'ultimo arrivato né un novellino in politica. No, sicuramente no. Ho costituito apposta questa associazione Cervello e Dignità proprio perché da pensionato potevo scrivere un qualche circolo, andarmene a giocare, ma non è la mia natura, il mio carattere, quindi voglio dare, finché è possibile, un contributo alla mia città, e vedo che ne ha tanto bisogno di contributo, perché penso che mai come in questo momento l'economia della città, la crisi è sotto gli occhi di tutti, l'economia della città, dicevo, ha raggiunto traguardi di una certa gravità. Beh, lo sviluppo sicuramente passa dalla politica, quindi sicuramente meglio di adesso di questo di è un momento, un momento importante, perché adesso bisogna creare i presupposti per il futuro. Se Mazzara avrà una degna di rappresentanza, potrà cominciare a parlare, a programmare il futuro. Se questa rappresentanza non ci sarà, continueremo a non averne e continueremo ad essere l'ultima ruota del carro ed essere la 22esima città della provincia di Trapani, come siamo in questo momento praticamente. Sono sei all'incirca i candidati, se non sbaglio sono sei i candidati di Mazzara del Vallo appunto proposti per queste regionali. Sì, cosa ne pensa? Ma penso, guarda, io intanto voglio chiarire che non sono sponsor di nessuno, né sono sponsorizzato da alcuno. Le mie sono considerazioni personali, non fantasticherie. Le mie opinioni sono frutto di studio, di approfondimento, di vedere chi sono i candidati, di vedere le loro storie, le loro possibilità, perché se bisogna fare dei nomi bisogna farli con cognizione di causa e avere elementi per giustificare un certo nome o una certa preferenza. Quindi bisogna, con il numero di voti che sono a Mazzara, i cittadini di Mazzara, a mio parere, a mio modesto parere, possono determinare benissimo tre deputati regionali. È un sogno che ho, che è quello del 6 di novembre, di svegliarmi a Mazzara con tre deputati mazzaresi. Beh, sarebbe un record, è un bel po' che non abbiamo sentito deputati. Sarebbe un record, non a caso l'associazione si chiama Cervello e Dignità. Questo cervello bisogna usarlo per chi ce l'ha, con un pizzico di presunzione ritengo di averlo. I numeri sono numeri, la matematica è matematica, e quindi se noi analizziamo con serenità i numeri e partiamo che abbiamo 43.000 votanti in questa città, che poi per le comunali ne votano 31.000, e per le regionali scorse hanno votato 21.000 persone, di cui 5.000 si sono fatte annullare schede bianche, in conclusione siamo arrivati a 16.000, praticamente poco più di un terzo delle nostre potenzialità. Se poi a questo poco più di un terzo delle potenzialità mettiamo che una buona parte è questa annosa abitudine dei mazzaresi, dove chiunque venga, qualunque candidato ci sia, a Mazzara prende voti perché trova sempre qualcuno che, tradendo, a mio parere, è una mia opinione, che tradendo la città di Mazzara del Vallo propone candidati di altre città, chiaramente il risultato è quello che noi abbiamo un candidato deputato di 5 Stelle, però chiaramente 5 Stelle il deputato ha un senso con un presidente di 5 Stelle, un deputato dell'opposizione può fare quello che può fare, quindi ritengo che, diciamo, non pervenuto a questo punto, perché non ricordo nessuna iniziativa importante da un consigliere comunale che di opposizione almeno possibilmente ha la considerazione che tutti possiamo immaginare. E quindi bisogna votare con cervello, valutando la lista e i candidati che hanno possibilità di essere eletti. Votare lista lei candidati. Più o meno come andrà il voto? Ma come andrà? Pensa il mazzarese? Come pensa il mazzarese? Io tenterò di entrare in tutte le famiglie con questo benedetto strumento che è Facebook e Google, questa nuova tecnologia. Io cercherò di entrare in tutte le famiglie per fare arrivare il messaggio odierno, perché per fare capire che intanto bisogna votare,
più del quasi 55% dei nostri concittadini non votano. È vero. Io ritengo che la parte che non vota, a quale va tutto il mio rispetto, perché si tratta di... hanno una sorta di indignazione, ma io voglio fare mio, o forse lei ha fatto il mio pensiero, ha fatto suo il mio pensiero, che è quello che non basta indignarsi. Mi riferisco a Silvia Galvani con il suo slogan. Silvia scritto, dice: non basta indignarsi, bisogna agire. E questo è stato da sempre il mio motto: bisogna agire e non basta lamentarsi. Tutti questi signori che non votano, che stiamo attendo, di fatto diventano complici di tutti i mascalzoni, e di tutti i portacabane, di tutti i venduti, che chiaramente hanno interesse nella politica, e quelli sicuramente votano, sicuramente hanno i pacchetti di pacchissimi in tasca già. Una domanda, secondo lei è più in controtendenza andare a votare, votare scheda bianca o rimanere a casa non votando? A mio parere sono tutte e due stupidità. Forse andare a votare, votare scheda bianca è ancora peggio, perché è una sorta di vigliaccheria, perché sono quelli di io non voto per nessuno e si assume una certa responsabilità qualora ci fosse. Il fatto che si va a votare ben 5.000 persone nell'ultima elezione, perché i votanti sono stati 21.000, i voti vale di 16.000. Quindi 5.000 persone sono messe lì, giacca, cravatta, vestite, sono vestite belle e tranquille per andare a mettere la scheda bianca lì e per non esprimere opinione, come se si dovessero nascondere o avere paura di qualcosa. Quindi hanno votato, non si sa, che possono dire di aver votato perché che sia, tanto non possono, nessuno può dimostrare il contrario. Io ritengo che è un errore grave, che si diventa complice del malaffare, perché il malaffare, chi ha interesse nella politica, ha interesse in un determinato personaggio che diventa deputato o assessore, chiaramente va a votare, fa campagna elettorale, e se la parte che io ritengo migliore si estranea e se ne sta a casa nella poltrona, facendo riferimento a un articolo che ho fatto tu, se ne sta bello seduto in poltrona, chiaramente diventa complice di tutte queste persone che sicuramente vanno a votare. Quindi diligenza vuole, cervello vuole, scusiamolo questo benedetto cervello, di andare a votare, scegliere il meno peggio, scegliere chi si vuole, documentarsi un pochino, vedere meno telefilm, guardare, occuparsi un poco di politica, non ci vuole molto. Qua adesso c'è questo strumento meraviglioso, basta inserire il nome del candidato e ti dicono tutta la sua vita, se è stato un deputato ti dicono quanti atti parlamentari ha fatto, se è stato consigliere comunale, se è stato, cioè, qualunque carica abbia avuto, pure la sua vita privata, adesso si mette su Facebook, chiunque può andare a vedere lì di che cosa si è occupato questa persona prima della candidatura e di cosa ha fatto, e quindi poi cominciare a fare delle scelte che in ogni caso vanno fatte. Si può anche sbagliare, però sbagliare è umano, ma no, non andare a votare è già, a mio parere, un errore in partenza ed è un delogare ad altri per poi continuare a indignarsi per i prossimi 5 anni, ma senza aver fatto niente nel momento in cui qualcosa poteva essere fatto. L'importante è scegliere. Una non scelta non è una scelta. Una non scelta chiaramente non è una scelta. Beh, allora torniamo invece a quello che diceva poco fa. Lei diceva che c'è la possibilità che anche 3 mazzaresi potrebbero arrivare all'ARS. Io ma 3 sono su 5 di tutta la provincia è un bel numero. Io sono convinto di questo. Mazzara, se i mazzaresi usano il cervello, e sarebbe la prima volta, se usano il cervello, noi possiamo avere 3 deputati. Non è fantascienza, non è fantapolitica, sono i numeri. Perché noi abbiamo un deputato un mazzarese nel listino di Cancelliere. Se vince Cancelliere, noi un deputato lo abbiamo nel listino. Se non vince Cancelliere, un deputato di 5 Stelle non serve, come non è servito nei 5 anni precedenti. A questo punto, quindi, se io dovessi votare domani mattina, io voterei Cancelliere come presidente, voterei, lo dico dopo, il deputato, ma è limitatamente a domani mattina, perché è un'evoluzione continua dove bisogna andarsi a documentare dei vari passaggi, e i vari passaggi sono anche le inaugurazioni dei comitati elettorali. Se si fa un'inaugurazione con 20 persone un discorso, con 200 persone un discorso, con 500 persone un altro discorso, vedere chi c'è sul palco, chi hanno le persone che hanno vicino, il peso politico che queste persone hanno all'interno dei loro partiti. Per esempio a Mazzara ancora non c'è inaugurazione del comitato dell'onorevole Scilla
l'onorevole Scilla praticamente, mentre la Vanego ne ha inaugurato due, con deputati, senatori, e sponsor. Ma in realtà Matera c'era Tony Scilla, non ha fatto inaugurazione. Però ancora inaugurazione mi sa. Ancora inaugurazione non ne ha fatto, non ne ha fatto perché c'è una strategia precisa di mettere tutte le truppe in campo all'ultimo momento, non l'ha fatto perché ancora non sa chi mettersi vicino, o gli altri non sanno se mettersi vicino a lui. C'è una grande battaglia all'interno di Forza Italia, e c'è una grossa componente di Forza Italia che è ferma in attesa di disposizione. Che arriva. Già abbiamo due mazzaresi nella lista di Forza Italia. Il fatto già che con un onorevole mazzarese si sia candidato un'altra mazzarese non di poco conto e non di poco peso, anche per nome che porta, la dice lunga su quella che è la realtà all'interno di Forza Italia, ma ne sapremo di più fra qualche giorno per quanto riguarda Forza Italia. Penso che l'ultima settimana sarà decisiva su questo punto sicuramente, sicuramente sì, soltanto la signora Galvanico non è l'ultima arrivata, è stata secondo me una candidatura che ha un senso, secondo me qualcuno deve dimostrare di avere un certo pacchetto di voti e li deve dirottare sulla signora Galvanico, quindi non mi meraviglierei se avessimo una bella sorpresa di questa nostra concittadina eletta, al di là di quello che possono essere i pensieri di altri. Un dato di fatto concreto è la realtà del giovane Frandazzo, è un ragazzo che all'interno per il partito dove fa parte, per la coalizione dove che è quella del presidente, dove questa si aggiunge sicuramente la percentuale, con 108.000 voti con tutta la lista è deputato, quindi fa un grosso errore chi dice questo ragazzo dove deve andare. Questo ragazzo a mio parere è già deputato, basta che la città risponda un minimo. Basta che la città risponda un minimo, perché non ha bisogno di tante migliaia di voti, con 4-5.000 voti a Mazara, che le potenzialità per quello che abbiamo detto ci sono, e come si parla di 20.000-25.000 votanti, e quindi queste le potenzialità ci sono. Volendo, Randazzo esce da un'esperienza di consiglio comunale che in teoria dovrebbe io devo dire una cosa, io sino a 3 mesi fa questo ragazzo non lo conoscevo. Siccome mi piace fare politica, c'era un problema di SNAM, ho sollevato un problema di SNAM, ho mandato lettere a tutti i consiglieri comunali, è stato l'unico che ha avuto l'intelligenza di venirmi a trovare e dire com'è questa situazione della SNAM. Io ho detto tutto quello che sapevo, mi ha detto posso fare mia questa battaglia, con piacere, l'abbiamo fatta assieme, consiglio comunale aperto, tantissima gente ci ha seguito, c'è una deficienza abissale per quanto riguarda l'amministrazione comunale, me lo so, è in campo, se ne oggi presenta interrogazione, presenta mozione, dal suo piccolo ruolo di consigliere comunale fa tutto quello che può fare, non è temoroso. Bisogna è mettere gli effetti che sono molto attivo. È una bella persona che merita, sono convinto che quando diventerà deputato, perché sono convinto che diventerà deputato, sicuramente sarà una bella espressione della nostra città. Insomma, lo vedo positivamente, fermo restante che non ho alcun interesse personale, è proprio i dati di fatto che vengono da uno studio della situazione attuale che c'è a Mazara del Vallo. Onorevole Scilla, io sostengo. Avevo fatto un'intervista prima di un'intervista sua che praticamente io sono, perché intanto si vota un mazzarese sempre e comunque, al di là campanilismo per scelta, poi magari fra tutti i mazzaresi uno può andare a fare le scelte, fare altro tipo di valutazione, però in partenza la scelta deve essere quella di votare mazzarese e di votare se possibile anche il voto di giunto, perché se il voto di giunto è legale non vedo perché nessuno ne parla. Nessuno parla di questo voto di giunta che potrebbe stravolgere il risultato, perché nessuno, giustamente il deputato in una certa lista non può dire votate tanto per me e poi votate per chi volete, non è serio, e lo posso pure capire, però andarlo a sostenere senza una domanda specifica mi è sembrato un passo un pochettino azzardato. Molti dicono che è un po' incoerente votare un tale presidente e poi un candidato all'assemblea. Scusa, allora io sono perché si voti mazzarese, candidato mazzarese presidente non ce ne sono che devo fare, una scelta la devo fare, e quindi faccio la scelta a me più congeniale
Ma poi se come deputato ci sono i mazzaresi, io mi scelgo i mazzaresi che più mi piace. Non vedo niente di trascendentale. E questa presa di posizione contraria mi ha lasciato un po' di amare in bocca, ma comunque sono scelte sue. Lui preferisce il voto soltanto se è un voto ponderato, puntato sulla professionalità, sull'impegno e tutto. Tutti coloro che vedranno l'impegno, la professionalità, eccetera, che lo votano pure, ma l'importante è che votino Manzanese. Su questo non transigo sul voto Manzanese. Poi ci sono altri gammazzaresi oltre a quelli che abbiamo citato, c'è Silago. Sì, abbiamo Silago per esempio che fa parte di una lista, fra tre ore, nel centro studi Caruso, il nostro sindaco, il nostro benamato sindaco andrà a presentare e a sponsorizzare un tale salone nella stessa lista di Silago. Sì. Questo la dice lunga sulla credibilità di questo povero, di questo ragazzo che si vede il sindaco della propria città che sponsorizza un altro candidato della propria lista, praticamente per dire non hai dove andare, sei messo lì per come rappresentante, ma io voglio dire a Silago che non si preoccupi più di tanto, che anche Salone non prenderà nemmeno voto a Mazzara. Per quello che stiamo appena dicendo, che bisogna votare Mazzarese, e quindi tutta questa enfatizzazione del sindaco speriamo che abbia fino a se stessa, che non superi i 20-30 voti, così ci fa una bella figura poco edificante. Il sindaco con tutto il suo apparato che dovevano buttare sangue su sangue su questa città, sangue su sangue e pietra su pietra, evidentemente ora sono ridotte, non tutte per la verità, perché bisogna cominciare a fare qualche distingo, qualche assessore incomincia a prendere le distanze, qualche consigliere comunale comincia a prendere le distanze, ma io alle 6, fra due ore e mezza, sarò lì al cinema di andare a vedere questa manifestazione, poi vedere, magari riesco a convincere pure me. A votare sì, come vado a vedere questa bella manifestazione, a mio parere, poco dignitosa e poco edificante, nei locali del comune, con personale comunale, con spese dei cittadini manzaresi che si va a patrocinare, a sponsorizzare un candidato non manzarese. Non mi pare una bella cosa. Gallo invece, cosa ne pensa di Gallo? Gallo è un gran professionista, ho avuto modo di vederlo nella sua relazione che ha fatto a Sant'Egidio a proposito dell'ARNAM, è un professionista serio. Mi dicono che nella sua lista più province non sono rappresentate all'interno dell'Assemblea regionale siciliana, questo chiaramente andrà a fare crollare quella che è la percentuale, perché un fatto è quanto tutti i candidati con determinati presupposti, poi abbiamo vissuto un po' tutte le vicissitudini della campagna elettorale, gente che saltava da una lista all'altra, candidati presidenti che si tiravano la lista, eccetera. La lista di Gallo, a mio parere, lui è rimasto per correttezza candidato, non ha nessuna possibilità di successo, al di là della persona che io stimo per la sua professionalità. Però andare a puntare su Gallo in una lista che sicuramente non avrà la percentuale per rappresentare l'assemblea, essere rappresentata all'assemblea regionale, mi sembra un voto, insomma, che si può evitare. Ma di che cosa ha bisogno secondo lei la Sicilia oggi, dopo i governi che comunque si sono succeduti, non parlo solo di quello Crocetta ma di quello Lombardo e... Ma secondo me, se voi dite la mia personalissima opinione, la Sicilia ha bisogno che non tutti i siciliani, bisogna che se ne vadano, che vengono dal Trentino Alto Adige in Sicilia. Non sono d'accordo, qui non mi trovo d'accordo per niente. Vengono tutti qua, ci vengono a gestire per 5 anni, 10 anni e poi cominciamo. Prima parla di campanilismo, di votare il mazzarese, sì, e poi veniamo al Trentino. Certo, voto il campanilismo perché questa seconda possibilità non esiste, non esiste, però noi... Guardi, ancora noi abbiamo, c'è il timore di mettere un mi piace su Facebook, che è una cosa vergognosa. Fra la fine mese tantissime persone che andranno a percepire lo stipendio, quando presentano il principale, il datore di lavoro, ci daranno i soldi, la busta paga, ci daranno anche il fatto simile. E ancora da noi c'è la mentalità che chi mi dà il lavoro non è che io mi deve ringraziare perché io lo ho aiutato a mandare avanti la sua azienda, la sua ditta. No, io gli sono riconoscente perché mi ha dato un posto di lavoro. E mi paga come mi paga, però io e poi
ci sono i pacchetti di voto, gente che si permette il lusso di dire una parte la do a questo, 200 a questo, 300 a questo, 400 a questo. Questa cosa è prettamente siciliana, o prettamente, no, non voglio dire solo siciliana, diciamo Italia meridionale, però queste cose, questi pacchetti di voto che si spostano da una parte all'altra. E poi sono... è anche brutto far parte di un pacchetto, non sei più un individuo, sei più un numero. Certo, ma purtroppo questa è la nostra realtà. E la nostra realtà, se tu pensi che cinque anni fa, poi quello che è diventato assessore alla sanità, prende a Mazara 1700 voti, il candidato mazzarese ne prende 1200 e chiaramente la dice tutta su quelli che sono i movimenti di un certo tipo in questa città. Quindi per ritornare al discorso generale, che quella per me è la cosa più importante, io dico a tutti i mazzaresi: documentate, informate, vivete la campagna elettorale, usate il computer, cercate di saperne di più sui vari candidati e poi votate, perché se non si vota poi ci saranno 5 anni di indignazione a quale non c'è nemmeno diritto, perché se non si vota che diritto c'ha? Quantomeno acquisite il diritto a potervi indignare per i prossimi 5 anni, insomma. Che consiglio darebbe a questi candidati se fossero eletti? Ma il consiglio che do è quello che ne ho fatto io, una scelta di vita, quella di amare la propria terra, di amare la propria città. E una volta leggevo che il rappresentante nel regno sabaudo, il fatto che uno diventava senatore e deputato non doveva avere nessun pagamento, perché doveva vivere di questa grande soddisfazione, di questo grande onore di rappresentare il popolo. Adesso viviamo in un mondo dove ci sono persone che prendono 15.000-16.000 euro di stipendio tra privilegi, pensione, di tutto e di più, che sostengono che è poco per il lavoro che fanno, che dovrebbero guadagnare ancora di più, mentre tanta gente non arriva a pensano proprio tutti. C'è gente che sino a mezz'ora fa tele il giornale, gente che si dà fuoco perché no, non può mantenere la famiglia, non può dare la mangiare. Allora la realtà è questa, quindi abbiamo due mondi diversi. Sarebbe molto importante che questi due mondi si avvicinassero. Noi consideriamo che l'1% della popolazione mondiale detiene il 90% della ricchezza mondiale, cioè è una cosa inconcepibile, ma non è nelle nostre generazioni porre rimedio a questo. Però io penso che ognuno debba fare la sua parte, non ci sono eroi, no? Ciò che era di leopardiana memoria, propugnerò, solo io soccomberò, che qualche volta magari mi viene di dirlo, però da soli non si fa niente, dobbiamo buttare le basi per una società diversa, dove tutti ci dovremmo volere bene, tutti rispettarci e mettere una componente il sociale, non dire mai che ci posso fare, non so cosa che mi interessa, non è mia che mi interessa, cioè, tutto ciò che riguarda la città interessa, perché ci viviamo noi, dovremmo creare presupposti anche per i nostri figli e i nostri nepoti. Quindi a questi signori che non votano, dico: vabbè, tu bene o male non voti, non hai bisogno, sei indignato, è una scelta tua, ma i tuoi figli e i tuoi nepoti in questa città dovranno viverci. E quindi l'unica cosa che ti si chiede è quella di esprimere una preferenza, esprimere un voto. E poi non è vero che sono tutti uguali. Non è vero, bene o male ci sono quelle più mascherzone e quello un pochino meno, quello un pochino meno largo, un pochino... Meno male, qualche cosa, la diversità in ognuno di noi, se no saremmo tutti a fotocopia e non è così. Ci sono tante persone per bene, bisogna saperle individuare, bisogna saperle cercare. Quello che è importante è non farsi convincere dall'amico, perché quello amico, quello che ti porta l'amico è un amico suo, non è amico tuo. Chi ti porta il facchessino senza un tuo convincimento personale è la persona che ha un certo beneficio perché tu lo vada a votare. E questo succede con tutti i candidati che non sono mazzaresi, perché il candidato mazzarese te lo scegli tu, sai dove abitare casa lui, il papà, la mamma, il fratello, la sorella, e lo vai a trovare. Ma se ti pongono un candidato di Trapani o di Salerno, sicuramente non, quando avrai bisogno tu dovrai andare a cercare l'amico che ti ha dato il facchessino. Ogni riferimento è puramente casuale. Dico, quindi usare questo benedetto cervello che abbiamo tutti e votare con un pochettino più di coscienza e mettere al primo posto l'amore per questa città. In effetti, come ha detto lei, soprattutto nelle comunali, non,
Per le regionali anche, ma nelle comunali si vede di più questo voto dato per l'amicizia, per il lavoro, perché forse l'aiuta mio figlio. Sì, sì, ma sicuramente, infatti, ma si vede anche dei voti. Per le comunali ci sono 31.000 voti, per le regionali 21.000 voti, cioè 10.000 persone non vengono coinvolte perché non c'è il problema che dicevi tu. Il problema del lavoro. Del problema del lavoro imminente, la promessa che... Anche se da notizie che arrivano anche per le regionali c'è nel campo della sanità promesse di migliaia di voti che qualcuno deve dare che diventa non so che cosa, però anche questi signori che pensano di poter gestire, di aver fatto il colpo grosso con la sanità, incominciano a preoccuparsi se è vero come è vero che la nostra candidata locale Mazzarese gli è stata chiesto di non candidarsi. E questo ha uno sviluppo in questo senso. Perché la Diadema non va candidata? Perché se si candidava portava 1.500 voti al partito, anche se messa lì come quota rosa, e quindi la lotta è tra i due candidati che non sono mazzaresi. A questo punto si preferisce avere 500 voti come persona che non 1000, 1200, 1300 alla lista. Non ce ne frega niente del partito, ma ci interessano i voti personali. E mi riferisco all'attuale assessore alla sanità, il quale dovrebbe prendere i voti non come lista, come partito, ma come preferenza personale. Quindi il PD di Mazzara andrà a sponsorizzare uno dei candidati non mazzaresi. Quindi oltre a tutto il danno che ha fatto negli ultimi anni, continua a tentare di fare altro danno. Eppure io sono molto fiduciosa nei confronti di questi sei mazzaresi, sei nostri concittadini che si sono comunque proposti. Avranno sicuramente ottime possibilità di poter fare anche bene una volta arrivati all'asse, se ce la faranno, chi ce la farà? No, ma io assolutamente non mi permetto di entrare nei meriti personali, quello mio sono giudizi tecnici di valutazione di numeri, di potenzialità, di liste, non mi permetto di entrare nei termini personali, per me sono tutte delle gran brave persone nella maniera più assoluta, però purtroppo i numeri sono quelli che sono. E se dobbiamo raggiungere il traguardo, che il 6 di novembre ci siano tre candidate regionali a Mazzara, è un sogno che ho. Se mi aiutate a realizzarlo, ringrazio a tutti. Bene, io ringrazio il mio ospite di oggi, a Vincenzo Calafato, presidente dell'Associazione Cervello e Dignità, per essere stato appunto oggi qui con noi. Mi scuso ulteriormente per la mia influenza, ma non ho potuto fare meno di tossire durante l'intervista. È bello della diretta. Sì, è bello della diretta. Bene, allora, grazie per essere stati con noi, grazie per averci seguito, grazie anche a lei. Grazie a tutti. Io continuo a dare sempre un in bocca al lupo a tutti e sei i nostri candidati mazzaresi, sono sicura che avranno un ottimo futuro davanti a loro. Arrivederci.